questi giorni noi stiamo assistendo al momento dei ricoveri in punto soccorso, non sono impropri, sono ricoveri propri, sono pazienti ricoverati, non sono pazienti che non dovrebbero andare, ma non trovano posto nell'ospedale. Quindi chiaramente andando a rinnovare un po' il processo organizzativo, che è il vero tema, al di là del ruolo professionale, e questo sicuramente è un'innovazione nel processo organizzativo, cioè la sanità non si cura soltanto con i medici, si cura anche dando una risposta adeguata a bisogni che sono bisogni di pazienti cronici, non sono pazienti acuti, e che consentono a quel paziente cronico di riacutizzarsi. Il problema qual è? Il problema è che, come al solito, tutto ciò che non ha un valore è una tariffa, stenta moltissimo a decollare. E in tutto questo, diciamo così, situazione della Regione Lazio, dove noi siamo un supermercato della sanità, dove abbiamo 5 policlinici universitari, 7 IRCS e circa 42 ospedali in tutta la regione, noi continuiamo purtroppo a seguire schemi vecchi che speriamo nei prossimi tempi, io sono uno di quelli che ormai da anni sta cercando in tutte le sedi istituzionali di portare avanti il discorso di innovazione, riusciranno al di là del risparmio a far stare meglio le persone, che è il primo obiettivo. Proprio ci siamo resi conto che l'importanza di condivisione del dato e quindi poi la trasformazione del dato in quanto tale in informazione per chi ha la governance del processo clinico assistenziale, quindi i medici di medicina generale, era di grande ausilio per le politiche di deospedalizzazione. Adesso, penso che la sostenibilità del sistema sanitario sia un argomento di tutti, che tutti conosciamo. Quello che l'informatica o piuttosto che la domotica può fare e deve fare è di strumento per agevolare determinate politiche. Ora, come regione abbiamo sempre sposato questi progetti innovativi e ci rendiamo anche prossimi a battezzare una nuova sperimentazione proprio sul prodotto, sul prototipo che ha sviluppato OSDH. Le connessioni sono tante. Il 2014 è stato il primo anno che la differenza tra i nati e i morti è negativa per 100.000 unità, di conseguenza questo era successo solo nella prima guerra mondiale, e che nel 2050 gli ultra 65 anni saranno più del 35%. E la vita media si attesterà intorno agli 83 anni. Perciò questo è un tema che si stanno ponendo tutti, partendo dall'Ocse ma finendo addirittura dal Fondo Monetario Internazionale, perché la questione sarà i costi, quanto costerà questo invecchiamento di tutta la popolazione, sicuramente sia europea che americana e alla fine anche mondiale, per questo aumentare di qualità della vita. Perciò volevo chiedere al professore appunto Panzarino, questo invecchiamento deve essere per forza improduttivo dell'anziano o no? Cioè, nel senso, ci sono delle possibilità che alla fine la qualità della vita aumenti e aumenti anche la produttività della persona con l'avanzare dell'età. Noi abbiamo fatto una sperimentazione perché abbiamo quella fetta di anziani che sono efficienti e dove l'85% di quelli che seguiamo noi hanno un problema osteoarticolare, il 96% sono anziani tra virgolette malati, però stabilizzati, quindi ipertesi, cardiopatici, però sono alla fine persone efficienti, non sono quelle ospedalizzate, quindi persone allettate. Quindi noi stiamo proprio prendendo quella branca di persone e stiamo lavorando su di loro, coinvolgendoli in numerose attività. Tipo li stiamo sensibilizzando, abbiamo fatto con Roma Capitale, la Regione Lazio, abbiamo fatto dei corsi di antincendio per loro, cioè non per insegnarli, ad insegnare anche, hanno imparato queste cose, e come comportarsi, oppure come fare il telefonato di emergenza. E molto spesso accade che, abbiamo visto anche qui con il 113, che ci hanno fatto ascoltare delle telefonate, dove le persone quando sentono ci lasci il telefono, perché riattaccano il telefono, e sapendo che succede qualcosa sono io il responsabile. Invece no, si sensibilizziamo, diciamo, gli anziani, che uno chiede il tuo telefono perché se dovesse cadere la linea sanno chi di chiamare. Quindi stiamo facendo queste campagne, stiamo facendo per esempio delle campagne abbiamo una compagnia di teatro che sembra adesso lontana da tutto quanto, che però sta avendo proprio, abbiamo fatto un piccolo progetto con Roma Capitale, Regione Lazio, proprio
teatriamo in sicurezza, praticamente diamo tutte un piano caldo, diamo tutte quelle diciamo comunicazioni istituzionali su bevi acqua d'estate, vesti di cotone, attenzione a questa tipologia di frutta, scusa, attenzione a questa tipologia di truffa, mangia molta frutta, attenzione al farmaco per il problema iatrogeno. Quindi attraverso degli sketch teatrali stiamo facendo delle forti serate, quindi alla fine, però facciamo tutte queste comunicazioni, ci stanno vedendo degli attori di Mediaset, e però stanno formando gli anziani stessi che diventano attori, no? Infatti la scorsa settimana ho fatto uno spettacolo con 500 persone presenti, e quindi fare tutte quelle strategie che possiamo cambiare il loro stile di vita, ma farli, abbiamo persone che vanno in pensione a manager, persone importanti, più lavorate, a 65 anni vanno in pensione, ma sono efficientissime, no? Quindi stiamo cercando di prendere quelle persone, cercare anche di sensibilizzare e togliere la paura comunicando. Molti di loro non, consentitemi questa parola, non ricontrattano il farmaco con il proprio medico di base. Quindi abbiamo anziani, abbiamo visto, che prendono lo stesso farmaco da decine di anni, oppure hanno avuto un'infiammazione 5 anni prima, ha preso un piccolo farmaco antifiore e ancora continua a prendere quel farmaco. Quindi sensibilizzare sia i medici, infatti questo progetto ce lo sta seguendo anche l'Ordine dei Medici di Viterbo, e sensibilizzare sia gli anziani con lo stesso medico di base nella dimensione generale a eventualmente rivedere quello che fa, i farmaci che prende. Quindi stiamo cercando di andare tutto tondo con questa popolazione che apparentemente è quella più importante, più grande, non è quella che sta allettata in ospedale. E in più stiamo facendo con il San Raffaele, proprio col professor Galante, una strategia di dare degli esercizi a casa, e questo potrebbe essere il nostro suggerimento per evitare le recidive, quindi evitare che quelle persone che sono uscite dalle persone cardiologiche ritornino, come diceva prima la dottoressa, e aumentano i costi e ingolfino, no, tutto il sistema, insomma. Professore Bartoletti, per quanto riguarda invece appunto la crescita di tipologia di pazienti, a livello della sanità nazionale o comunque anche regionale, quanto potrà reggere così il sistema? Così non regge il sistema. Quanto dipende da quanto vogliamo tirarla ancora per lunga, nel senso che ormai questo è un sistema che in prospettiva nel 2025, quando si guarda un po' avanti, su questi dati tendenziali, è chiaro che già l'anno prossimo il Ministero introdurrà delle variazioni nella prescrizione degli accertamenti strumentali. Ma al di là di questo, no? Quindi il sistema non regge, va cambiato il sistema. Il problema è che abbiamo una difficoltà pazzesca nel cambiare il modo di ragionare che ha contribuito a creare i problemi. Questo lo diceva Einstein. E non si cambia. Cioè, oggi lo schema classico è sempre lo stesso. Lo schema è ospedale, medico di famiglia, poi con alcune variazioni sul tema. Il tema domotica, che è di home, invece è un tema che altri paesi europei già hanno affrontato. Ci sono in Olanda paesi degli anziani, a misura d'anziano. Noi invece, per esempio, c'è un esempio di conversione sanitaria nella regione Lazio. Casa della Salute non ha praticamente nessun senso a Ponte Corvo, che è una struttura ospedaliera enorme, chiudere di fatto gran parte dell'ospedale, pochi reparti, dare alla medicina generale un reparto di urgenza infermieristica, 4 ambulatori, e tenere di fatto chiusa, quindi inutilizzata, un'ala dell'ospedale. Noi abbiamo già fatto le proposte in Regione Lazio dicendo: scusate, ma se queste strutture che sono in posti dove nessuno di noi andrebbe a farsi curare, perché non penso che vada in ospedale a Ponte Corvo o a Sezze, però se una persona anziana che magari è di quei posti là trovasse degli appartamenti, diciamo così, costruiti a misura di persona, con il medico dentro e con gli ambulatori là dentro, è chiaro che voi abbattete tutti i costi di gestione della struttura che avete, perché anche se è chiusa quella struttura va manutenuta, la guardiania, le udienze, la pulizia. Ma c'è una resistenza nel cambiare il processo organizzativo. Cioè, qui faccio un esempio banale, che poi io sono anche abbastanza provocatorio quando parlo con tutti. Ma noi spendiamo in questa regione circa 70 milioni di euro per il sistema di prenotazioni, detto anche RECUP più CUP aziendale. La somma spesa dalla Regione Lazio è 70 milioni di euro. Una volta era in innovazione, io fui quello che nel 2004 si inventò il dottor CUP, che era un CUP fatto, gestito dalla medicina generale direttamente, una telefonata diretta e ho prestazioni, ancora funziona, entro 72 ore. Noi paghiamo 70 milioni di euro per un servizio che non c'è.
se voi adesso uscire fuori da qua, vi faccio una prima prescrizione e chiedete un eco Doppler delle gambe a Recup, quelli vi dicono fa 6 mesi. Allora, la domanda è questa: ma per quale motivo la nostra classe politica è talmente vecchia e stantia che non riesce a capire che soltanto spostando il 10% di quella spesa assolutamente inutile, che sarebbero 60 milioni di, non delle prenotazioni, ma del sistema di infrastruttura che dovrebbe gestire le prenotazioni che non ci sono. Il sistema non funziona perché le agende non ci sono. Quindi noi paghiamo tutti quei soldi e non abbiamo messo un euro per fare un progetto industriale, anche minimale, su una struttura da riconvertire in aree depresse, che consentirebbe a delle persone anziane di stare meglio. Certo, nessuno, cioè il problema vero è di questo, della domotica, è che incontra una barriera culturale fortissima a livello del decisore. Perché? Perché ovviamente chi gestisce la sanità viene dall'ospedale, ma non dall'ospedale da adesso, dall'ospedale 30 anni fa. E quindi è chiaro, è quasi normale che chi viene da quella cultura ritiene che l'ospedale sia la soluzione a tutti i mali del mondo. Però se, io sono anche abbastanza ottimista, se aumentano le persone che dicono le stesse cose e si cominciano a evidenziare i problemi e a proporre soluzioni, non soltanto i problemi, i problemi sono tutti bravissimi a evidenziarli, no? Come medico che fa sempre belle diagnosi, tu stai male, poi c'è la terapia qual è, e allora non ne fai diagnosi, no? Come sta stai zitto, nel senso, il problema è la terapia, qual è la terapia? Penso che questo progetto inserito in un quadro di sviluppo regionale, se viene portato avanti con una logica innovativa, senza dover per forza essere, diciamo così, quelli che cambiano il mondo, ma chiedendo semplicemente di poter sperimentare in un posto dove la regione ha problemi, perché a Sezze e a Pontecorvo ci sono i problemi, nel senso che queste sono strutture enormi, no? Che sono sottoutilizzate, ma ne ho dette due, Ferentino è chiusa per esempio, cioè non solo, ma in realtà come il Lazio, che è una realtà altamente disomogenea, abbiamo tutti i servizi concentrati su Roma, e abbiamo zone di questa regione, faccio un esempio, la parte del Sublacense, c'è Subiaco e tutti i paesi sopra Subiaco, Ienne, Vallinfreda, li conosco tutti, Valle Pierre, con persone anziane, con i nostri colleghi che di fatto, avendo pochi residenti, si fanno 4-5 paesi, ma sono persone che hanno un servizio sanitario, se gli va bene dura giorni, se gli va bene. C'è il farmacista, che pure quello non è che apre tutto il giorno, che ha pochi clienti, il farmacista, e servizi di domotica lì sarebbero come il pane. Il problema è deve definire quanto è il costo del servizio, inserire la gestione del processo organizzativo all'interno della gestione che oggi esiste nel Lazio, perché la gestione del domiciliare a livello delle ASL è largamente disomogenea, quindi è come posizioniamo il progetto, perché se io dico questo è un progetto che posso proporre alle ASL, lì comincia il primo problema, ci sono delle ASL che gestiscono il servizio domiciliare in un modo, ovvero attraverso gare al massimo ribasso, sì. Delle ASL che gestiscono direttamente, uno, due, quanta è la tariffa, tre, dove lo metto, quattro, su quale patologie io questo lo posiziono, perché il problema che noi abbiamo oggi dei cronici è che le strutture che la Regione Lazio ha fatto costruire nel corso degli ultimi 10 anni, parlo di RSA, e che ha fatto autorizzare con molto ritardo la Regione Lazio, nel momento in cui sono state autorizzate, adesso sono vuote, e sono vuote perché i comuni non hanno un euro per poter pagare la retta, quindi c'è tutto un sistema che sconta perlomeno 10 anni di ritardo rispetto alla gestione attuale. O noi riusciamo, più teste pensanti ci si mettono meglio è, a dare un minimo di sollecitazione al sistema politico del decisore, se no il rischio, rispondo alla domanda e qui finisco, è che questo è un sistema che saranno purtroppo necessariamente privatizzati in parte, no, non lo sarà ufficialmente, lo sarà in maniera strisciante, per cui chi ha dei soldi, ma già dei dati nazionali già lo dimostrano, l'out of pocket ormai sta aumentando anno dopo anno, cioè la spesa privata del cittadino, e tutti hanno capito che se paghi c'è il servizio, se non paghi non ce l'hai, quindi molto brutalmente il discorso è questo, o diciamo così, chi ci crede ci prova. Se non ci proviamo avremo uno scenario diverso, questo pare saranno servizi che saranno offerti da assicurazioni private, da mutuo integrative, collegate a polizze, e il pubblico sarà sempre più residuale. Per ridurre i costi va potenziata l'attività di prevenzione, dove non ci mettono un euro da una vita e quindi nessuno se ne cura. Da una parte lo stile di vita, che è importantissimo, dall'altra perché i costi calano, ma sicuramente la soluzione a questi problemi non sono nella sanità, è sbagliato
perché chi pensa che tutta questa roba si risolve col medico sbaglia, perché il medico cura le persone, ma quello che, è, ma che sta male, chi sta bene, come faccio a curarlo io se sta bene? Magari dovrò cercare altre soluzioni per evitare che quella persona che starà bene fino alla pensione, io ho visto purtroppo i miei pazienti che sono crollati miseramente dopo pochi mesi, perdendo tutto quanto lo status sociale che avevano, si riducono a malati dopo un anno. Quindi cercare un contesto diverso in cui personalità, magari esuberanti o gente con ruoli importanti, si ritrovi e ricontinui a vivere un'altra vita, quello è il problema. Non è il medico che lo fa questo. Organizziamo degli incontri settimanali dove c'è la parte medica, il fisioterapista, l'infermiere e c'è lo psicologo che ci aiuta nel dare consapevolezza al paziente del malato e nel renderlo poi in grado di gestire eventualmente la patologia, la cronicità, perché sono pazienti che almeno andranno a casa con in ossigenoterapia o comunque con farmaci inalatori vari, quindi renderli in grado di gestirsi a domicilio, ma di gestire, ma rendere anche la famiglia, quindi familiari che sono invitati a partecipare alle nostre riunioni settimanali, in grado di gestire il tutto ovviamente, per evitare accessi inutili al pronto soccorso, per evitare riospedalizzazioni. Noi spessissimo dimettiamo pazienti che il mese dopo tornano, fanno di nuovo l'accesso in pronto soccorso, nel reparto per acuti e tornano da noi. Perché? Perché magari ci dicono, ma avevo un pochino di affanno. Avendo a casa, invece avendo la possibilità di potersi controllare a casa, di avere, esattamente, ed è la stessa cosa che è auspicabile per lo specialista, o il medico di medicina generale, comunque, che può comunque seguire, quindi non abbandonare, non perdere il paziente e tenere il polso della situazione. Stavo riflettendo però su uno spunto che mi aveva dato, che purtroppo usciremo con una consapevolezza con cui anche siamo entrati, cioè che DIOM ovviamente non può correggere, diciamo, una arretratezza di tipo socioculturale, cioè noi non possiamo assolutamente intervenire su quelle che giustamente erano le sue osservazioni sul traino, no? Che fanno tutte le esigenze relative ai supporti psicologici, culturali, cioè mantenere in vita un ex manager in vita attiva, voglio dire, attraverso un sistema di questo tipo non è solamente, è quasi paradossale, c'è bisogno di un contesto, una rete di prossimità inserite, cioè fanno meglio forse attività tipo la teatriamo in sicurezza, che rendono, diciamo, forse più attivo il paziente rispetto agli esercizi su cui possiamo poi intervenire noi, però voglio dire, è giusto fare il proprio mestiere sapendo, però, avendo consapevolezza. Se montare i sensori, gli attuatori all'interno dei locali ha dei costi definiti, la manutenzione è semplice, l'utilizzo è semplice, l'uso è friendly anche per una persona di 80 anni con l'artrosi sulle mani, sì. Ho visto che è tutto semplice. Già oggi noi lavoriamo con centrali operative del domiciliare, anche di cooperative che hanno vinto le gare, che possono tranquillamente rimettere a sistema quel tipo di organizzazione, avendo un monitor con tanti pazienti sopra. Certo. Il medico interviene, che il problema è sul medico, cioè ci faccio su un medico, quello mi dice lui, ma se io ho la centrale d'ascolto, che è il sistema nostro, che ti dice? Io ho un alert di tipo, ne so, uscito di casa da un'ora, no, non è tornato. Magari non lo chiama il medico. Chiamerà qualcun altro. Poi è stato al bagno e non esce più. Ho capito, vabbè, mandaci qualcun altro. Poi ci starà qualcuno che fa il medico. Per esempio, non ha fatto la glicemia 250. E ti arriva bip bip bip. Prima uno chiama, io ti abbiamo già fatto. Chiami, dici scusa, che hai fatto? Ma non ce l'ho cannolo con la crema. Oppure no, dici quindi hai fatto la glicemia, oppure non hai fatto la glicemia. Cioè differenziare la risposta del sistema in base al problema. Cioè il medico va bene, ma la parte medica, poi ci sarà l'infermiera, l'assistente sociale, ci saranno tutti i soggetti coinvolti, il parente, cioè, il teleconsulto, volevo sottolineare che non è soltanto una funzione ovviamente medico-paziente, ma una funzione che può essere estesa per esempio al familiare, no? Perché magari non è malato l'anziano, però magari ha solo bisogno di compagnia e ogni tanto vuole. Quindi l'idea è stata quella di creare una piccola centrale, che poi è quel monitor che si vede, che è un orologio. No, ma la cosa che a me è piaciuta molto, messo lì, permetto. Sì, è vero, è il medico che lo gestisce, ma comunque viene gestito centralmente. Vabbè, poi va decodificata l'informazione, ma quello che mi è piaciuto molto è l'impostazione, cioè qui non è che ci sto io che voglio vendere la macchinetta mia, che il problema della telemedicina prima era che si vendevano i device,
poi non ce l'avete mai, dentro casa, cioè ci faccio questa roba, che ne so, non lo so chi la usa, no? Questo è un modello organizzativo che è coerente già con l'attuale, cioè è posizionabile tranquillamente, c'è cioè, un vantaggio di essere stato studiato, come ci arriva lui, con bassi costi di reperimento del materiale, no? In maniera tale da farlo sembrare com'è, è un progetto organizzativo, cioè non è che noi stiamo posizionando sensori da Asanio piuttosto che della Sanchio, no, piuttosto che dell'Itachi, noi stiamo posizionando alcuni sensori che consentono in ogni caso da remoto di poter verificare se quella persona in buona salute, che può stare tranquillo o meno, può essere seguito, possa avere diciamo così, una vita a casa da solo, no? Senza paura che succeda qualche cosa. In alternativa oggi, ma il sistema già secondo me è posizionabile facilmente dal punto di vista organizzativo. E dare questo messaggio non è tanto la dieta mangia questo, ma la cosa più importante è dargli una razione giusta di frutta, quindi ogni tanto ricordargli arriva questa informazione, sì, sì, quindi non la dieta, perché la dieta andiamo a invadere troppi campi, no, e diventa sempre più complessa, però ricordare per esempio dei software che adesso fanno con queste tecnologie che sperimentano per farti perdere peso, ti arriva il beep, alzati in piedi, quindi perché ti devi attivare, quindi alzati in piedi, cioè, e stai per l'inattività. Sì, quindi io proprio quello che volevo aggiungere, perché mi sento preso in casa e quindi chiedo poi in separazione anche la vostra collaborazione, perché si usa molto all'estero il co-housing, no? Quindi anziani che vivono insieme, no? E vengono gestiti. E quindi potremmo bypassare tutto questo sistema e buttare nel cestino il vostro, cioè, vivono più anziani insieme, si gestiscono tra di loro. Ecco, quello che vi posso dire proprio con un taglio completamente scientifico: gli italiani non sono pronti per vivere in co-housing, questo ve lo posso affermare con invece un progetto che stiamo portando avanti da 3 anni, noi stiamo monitorando in un edificio ERP, quindi in un palazzo di case popolari, così tutti quanti riescano a capire, dove vivono esclusivamente persone anziane. Sotto c'è una palestra attrezzata per loro, un'area dove è comune, loro vivono in questi appartamenti, come si diceva prima, dove hanno il loro spazio, quindi la loro cucina, il loro frigorifero, se la allestiscono loro, no? E poi vivono in ambienti comuni insieme agli altri. Potrebbe essere questa e molti costruttori, ho fatto da consulente, stanno creando queste nuove palazzine dove lo spazio comune viene tolto un po' al garage, ma lasciano lo spazio in comune, insomma, dove sì, uno sta e quindi dire alt, guarda che tra poco se sotto arriva l'opzione, parla per ridurre anche i costi, perché non può andare a parlare il personal trainer, arriva a casa, arriva. Noi, quindi con questa strategia non ci costano 180 euro al giorno questo nostro progetto, ma costa un euro al giorno. È un progetto che sto portando avanti da 3 anni. C'era una parte domotizzata, adesso qui logicamente non è il luogo, però la cosa è, abbiamo fatto dei corsi di computer per gli anziani e abbiamo visto per esempio il computer in sé per sé non funziona, cioè gli anziani che non sanno navigare in internet, la prima cosa che fanno, abbiamo customizzato un programma che si chiama Eldi, adesso è gratuito su internet, dove facilita la navigazione, l'utilizzo del computer, ma la prima cosa che facevano in un PC andare a toccare lo schermo. Quindi questa viene utilizzare un'altra forma, quindi non per fare pubblicità alla Mac, l'iPad o altri similari, insomma. E infatti Roma Capitale adesso fa i corsi, la terza età, utilizzano tutta questa tipologia dove è più facile la gestione, quindi ho visto anche che si utilizza quel tipo di gestione. E potrebbe essere quanto costa? Per me dovrebbe essere un multilevel, cioè nel senso, man mano io ho una cosa di base, man mano che voglio vado avanti, e oppure unirsi anche a delle, pensando così adesso, consentitemi, ad alta voce, a queste grosse organizzazioni che fanno impianti d'allarme, quindi unirsi anche a loro, nel senso che sì, c'è un allarme proprio fisico, ma c'è anche un sistema, no? Quindi per abbattere i costi, eccetera, eccetera. Però ecco, quindi quello che si sta vedendo lo stiamo facendo. Se sono pronti, non sono pronti a convivere insieme, ma vogliono socializzare, però vogliono il loro spazio, sua, sì. Ognuno a casa sua, come tecnicamente. Però se quella è un'estensione, no? Che è esterna al loro spazio. Secondo me, sì. Perfetto. Cosa c'è stato? Perfetto.
può essere anche la zona magari. E noi abbiamo allestito questa zona come? Abbiamo fatto una palestra, sono dei treadmill a disposizione, abbiamo fatto anche una parete arrampicata per la terza età, per rendere una... abbiamo, per l'autostima, per il Parkinson, l'Alzheimer, no? C'è questa parete arrampicata, dove di solito la parete arrampicata è da questa parte, noi l'abbiamo fatta al contrario, leggermente con un 10% di... Quindi praticamente è un'appoggiata, però con tutte le mese arrampicate, con dei passaggi che abbiamo fatto delle gare, ha vinto una 87enne la gara di arrampicata, proprio la tostiva, molto a cromoterapia, perché non da giallo, arancione, blu, c'è una biblioteca, c'è un... abbiamo allestito proprio una sala cinema, una biblioteca, e anche lì per esempio abbiamo fatto, ecco, per la parte dell'alimentazione, no? E noi andiamo lì e gli insegno la dieta, ecco, sono un po' contro, perché l'esempio che faccio sempre ai miei studenti, se uno mangia sempre la bacca, la scotta dito, e tu poi gli dai le carotine, quella carotina, ma quanto tempo le mangia? Quindi abbiamo fatto dei lavori con dei nutrizionisti di Tor Vergata e dei medici specializzati anche di scienza alimentazione, dove correggevamo la loro alimentazione. Sì, mangi la bacca, la scotta di... sto facendo un esempio con Settini, ma utilizza questo condimento, metti questa verdura, aumenti con le verdure. Quindi abbiamo fatto anche un progetto dove loro cucinavano e abbiamo fatto delle gare per coinvolgerli. Quindi tante strategie si possono fare. Il report di questo nostro progetto che portiamo avanti da 3 anni in questa grande struttura di 100 appartamenti è, oltre quelli che perdiamo fisiologicamente, è una forte riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso. Anche a livello farmacologico abbiamo avuto un netto miglioramento, tutto perché c'è un dialogo netto con i medici di medicina generale di tutti quanti questi nostri anziani. Quindi il sistema è funzionale, è formidabile. Noi non abbiamo questo potenziale del software, abbiamo un tramite telefono, lo chiamano, insomma, così. Però con questa tecnologia potrebbe fare girare tutto quanto, oppure con vedere anche partecipare a degli spettacoli, vedere delle cose attraverso anche quello che non possono muoversi da casa. Questa è un'altra cosa che stiamo portando avanti. Sì, sulla tariffa quotidiana, però vi dirò che tra un anno magari staremo parlando, forse qualcosa in più, di una formulazione dell'offerta un po' più complicata, più complessa, ma nello stesso tempo forse l'ambiente sarà già in grado di recepirla. Ci sono dei dati statistici che hanno già dimostrato una riduzione dei costi, sì, a cui dovrei fare riferimento. Termini di paragone, esatto, che loro già stanno raccogliendo, perché si è sempre permesso di dire che c'è una evidenza di, diciamo, ritorno in ospedale. Se noi avremo questi dati, il suo è il sindaco del comune, perché gli interessi in questi progetti non ce l'ha la regione, ce l'hanno i comuni in questo, sì, in questo, sì, perché i comuni non hanno risorse per poter pagare le RSA, perché più che l'alternativa all'ospedale, no? Quindi un macrosistema regione, questo qua non sposta nulla, perché in ogni caso la regione la tariffa per RSA la paga, no? Sì. Quello che sposta è il comune, sia perché le persone che stanno in quel comune la prendono così, ma i comuni, quelli più interessanti, sono quelli meglio piccoli. Assolutamente sì. Non quelli grossi. Assolutamente sì. Mi mestudisce che a Roma è stata fatta questa sensibilità. Ma tutta la zona delle Frusinate. Noi siamo a Viterbo, anche a Viterbo c'è una... più fast e più ricettivi, forse perché la città è più piccola. Tu vai giù a Latino, a Frosinone, a parlare con i sindaci delle aree. Sì, sono sindaci. Ai Castelli, sì, per proprio popolazione anziana, la viabilità è brutta ai Castelli, oppure la zona di Sublacenza. Il sindaco subito ricevisce la proposta, per lui è un modello industriale, se non puoi sanitario. Sì, esatto. Mi sta parlando di immobiliare, c'è niente, la solidarietà.